Allora, benvenuti a tutti, io vi parlo dall'ufficio Cultura. Siamo qui per scoprire di più sul videomapping, capire di che si tratta, capire di cosa parla il corso che viene proposto dall'Istituto Numen, di cui abbiamo qui il direttore che poi appunto interverrà. Un ultimo momento finale sarà dedicato alle domande, alle curiosità dei partecipanti e vi darò poi indicazioni per chi vorrà appunto preiscriversi al corso che in caso positivo partirà a ottobre. Io cedo la parola a Salvo Trovato, che è il direttore della scuola dell'Istituto Numen, che appunto collabora con il Comune di San Giuliano per la realizzazione di questa iniziativa. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono Salvo Trovato, il direttore dell'Istituto Numen. Oggi, grazie alla collaborazione con il Comune di San Giuliano Milanese, vi vogliamo presentare un corso dedicato esclusivamente al mondo del videomapping. Vi faccio solo giusto un accenno di che cos'è il videomapping, per poi dopo lasciare la parola al nostro docente, che è Fabio Volpi. Una particolarità del nostro istituto è che tutti i nostri docenti sono esclusivamente professionisti del settore. Quindi i corsi sia che noi svilupperemo presso il San Giuliano Milanese, il Comune, sia presso il nostro istituto, sono corsi che volgono tutti a far sì che lo studente possa acquisire realmente la formazione teorica, tecnica, ma soprattutto pratica. Soprattutto in questa forma di arte che ormai da qualche anno non è più una forma d'arte, diciamo, di nicchia, se vogliamo usare questo termine, perché veniva utilizzato all'inizio già 10 anni fa in rappresentazioni teatrali o installazioni. Adesso invece questo è ormai una realtà consolidata che viene sempre di più utilizzata nel mondo della comunicazione e del marketing. Ultimamente, nelle ultime sfilate, anche la moda ha cominciato a utilizzare il mapping, proiettandolo negli abiti che andavano a sfilare nelle sfilate. Soprattutto nel campo del design o dell'evento, ormai è una forma d'arte molto utilizzata. Quindi diciamo che da una realtà di nicchia indie è diventato invece come dire, una professione vera e propria che si va a inserire nel mondo del marketing e della comunicazione. Lascio la parola adesso a Fabio Volpi, che è un Sì. professionista che lavora in questo settore da tantissimi anni, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Fabio, lascio a te Ok, la parola. Vi saluto, io perfetto, adesso. ciao. Ok, ciao ciao, ciao a tutti. Ecco qua, intanto mentre parlava Salvo, ho trovato, c'era sotto un'immagine di un edificio, diciamo, con delle proiezioni, quindi un edificio mappato. Anche di grandi dimensioni, piuttosto importante, che prevede una quantità di lavoro non indifferente. Invece, per quanto riguarda noi, questo corso qua, quindi non vi dovete spaventare se c'era quell'immagine sotto, era solo che stavo girando un po' tra le varie immagini da eventualmente presentare. In questi 40 minuti, insomma, meno di un'ora di presentazione del corso, ma la base di partenza è da chiarire che è questa qua, la biblioteca di San Giuliano, solo tra l'altro la parte centrale, neanche tutta, vedete che è una superficie molto semplice. Allora, per definire che cos'è il videomapping, è facilissimo, è una proiezione. Solo che invece, quindi c'è un proiettore che emanda dei fasci di luce con dei contenuti, solo che invece che proiettare su uno schermo liscio e definito da delle proporzioni, 16 noni, 4 terzi, quello che vogliamo, proietta su qualcosa che è tridimensionale, ha una profondità, quindi può essere sia un edificio, potrebbe anche essere un albero, una scultura, una qualsiasi cosa abbia una tridimensionalità, purché non sia uno specchio che riflette i raggi luminosi o una superficie che si muove in maniera troppo complessa. Un'altra possibilità del mapping,
in questi anni invece è quella di mappare dei corpi, ripeto, non con dei movimenti troppo complessi, dei corpi in movimento come appunto dei ballerini con dei movimenti per il momento, ma stanno, le tecnologie stanno evolvendo, proiettare anche su dei corpi in movimento. Quello che faremo noi è il video mapping classico, chiamiamolo così, su una superficie, chiamiamola classica, che è quella di un'architettura. E perché proiettare su delle architetture che tra l'altro stanno benissimo in piedi da sole, senza problemi, senza che arriviamo noi a disturbare magari il progetto che è bellissimo dell'architetto in sé? E diciamo che è un gioco che avviene, se si vuole un gioco, oppure può essere interpretato più seriamente, ma comunque è un'azione che avviene soprattutto nelle ore notturne, se non esclusivamente nelle ore notturne, se non si tratta di una qualcosa che è posto negli interni. Quindi, se si parla di una superficie di esterni, il sole è molto più potente di tutti i nostri proiettori, quindi ci mettiamo di notte quando cala la luce del sole, l'edificio, diventando, ovviamente ombra, può essere proiettato e il fulcro di tutta questa operazione è dare una nuova identità. È chiaro che sarebbe abbastanza stupido e inutile riproiettare la stessa superficie, anche se semplicemente cambiando il colore si cambia l'identità. E cosa succede adesso negli esempi, che farò vedere? In alcuni esempi è possibile addirittura dare questa nuova pellicola di luce, rivestire l'edificio con questa nuova pellicola di luce e creare delle illusioni di profondità, creare dei buchi dove non ci sono, creare ad esempio delle cose, delle superfici che escono e che non esistono, trasformarlo, un edificio che è in muro, trasformarlo in una parete fatta di alberi, cambiare l'identità, cambiare colori. Tutto questo però avviene non nel silenzio, quindi c'è a nostra disposizione per lavorare con l'illusione, abbiamo un'arma in più che è quella del suono. Adesso in un corso così breve, mi dicevano, spero di non sbagliare, 20 ore, non mi ricordo più quante sono le lezioni, ma non erano molte le ore di lezione. Qui magari poi chiedo, quindi non in 20 ore, perfetto, mi ricordavo bene. Ecco, in 20 ore, ad esempio, non so quanti musicisti ci saranno, non sono tantissimi, ci aiutiamo, prendendo delle musiche che esistono già e do una mano io sulla parte, sonora senza problemi. Chi è privilegiato, chi è messo meglio per un corso del genere? In realtà nessuno, perché la cosa più importante da portare in un corso così breve, appunto di 20 ore, è quella di portare un'idea. Quindi pensare già adesso, magari se siete di San Giuliano, vi chiedo semplicemente di fare questa cosa, perché in 20 ore vi darò tantissimo, vi darò una mano molto grossa io in tutto, poi parliamo di software e non software, di passare davanti a questa biblioteca e dire cosa potrei fargli raccontare, perché sembra incredibile, ma non è la tecnica del mapping la parte più difficile in un corso di mapping, perché la tecnica del mapping la si spiega in un giorno, in una mezza giornata, perché quella di prendere delle immagini, non so come fate con la pellicola, col Domopack, avvolgere il salame o comunque delle cose che stanno in 3D nella terza dimensione. Questa operazione qua la si fa con un software qualsiasi, semplicissimo, useremo Netmapper, perché lo uso da tanti anni, c'è la versione demo, si potrà usare quella, poi per salvare useremo la mia, quindi ce la faremo comunque arrivare a un risultato determinato. Ma la cosa più difficile, incredibile, la spiego in tutti i corsi, è quella di avere in mente una storia.
La storia non significa necessariamente quella classica di una situazione in equilibrio, poi arriva la situazione che rovina un po' tutto, quindi la situazione che si chiama crisi, risoluzione della crisi e tutti vissero felici e contenti, ma per narrazione si intende un'evoluzione di un'idea. Quindi intanto avere un'idea e poi farla evolvere. Io vi chiederei al massimo, chi vuole fa di più, ma un minuto di racconto, perché senza questa idea di racconto, quindi che potrebbe essere il mondo dell'acqua, le sfere di vetro, non lo so, gli alberi, le particelle. Qualche studente ha portato l'inizio della vita dal Big Bang. Un po' l'ho lasciato fare, poi abbiamo assieme dovuto tagliare e riferirci alla vita delle particelle, qualcosa di più minimo e più semplice, ma basta avere in mente un racconto che può essere anche la storia di un puntino che diventa una galassia, ma lo si fa evolvere per raccontare qualcosa che non deve essere necessariamente un cinema con dentro dialoghi e attori, anzi, meglio di no, perché preferirei vedere i dialoghi e gli attori al cinema stesso e non vederlo magari tagliato da delle finestre. Quindi, cosa serve per un corso di mapping? Avere un'idea, pensare come farla evolvere, anche un minuto è tanto, ci si può annoiare anche in un minuto se non funziona bene. E qual è l'importante? Farlo interagire con l'architettura, cioè qui abbiamo delle finestre che sono, vedete come sono noi da bambini o se abbiamo disegnate sempre azzurre, vedete che sono nere perché i raggi luminosi vanno dentro e bucano e quindi lì non si può proiettare a meno che non si mettano delle tapparelle. Poi c'è una sezione centrale con l'entrata un po' più monumentale, ci sono delle emergenze che sporgono, una piccola parte di tetto, e via dicendo. Questa nostra idea deve interagire con le finestre, con i buchi, con le proporzioni, con le misure, se no non è mapping. Molti spettacoli che vengono chiamati mapping sono proiezioni parate, smarmellate su una superficie senza mettersi in relazione con l'architettura. Il gioco, la parte divertente, se volete anche la parte seria, è mettersi in relazione e dire cosa faccio dire a questa finestra oppure come intervengono queste proporzioni nel mio racconto. È questa la parte interessante del videomapping. Quindi abbiamo detto avere un'idea, saperla far evolvere, metterla in relazione con l'architettura. Quarto, le tecniche. E qui chi non ha il computer o lo usa poco si spaventa magari perché io non so, si pensa subito, io non so fare il 3D. E tra l'altro fare architettura in 3D ci vuole un pochettino di tempo per impararlo. Sarete, non so quanti sarete, vedremo il caso di ognuno di voi, ma il mapping non è obbligatorio che venga fatto con quei software, magari che sono molto difficili, come Illustrator, come After Effects, questi che si imparano nei corsi da 100 ore, come quello del Numen. In questo caso, chi è appassionato, quindi parliamo di passioni che uno ha già, ci riferiamo, adesso sto parlando io in maniera un po' autoritaria, ma dialogheremo, ci parleremo tra di noi, anzi tra poco lasciamo magari spazio alle domande. Prima magari presento un po' di miei lavori proprio per dire a che punto, appunto con chi state parlando, quali sono i miei livelli, diciamo. Ecco, ci riferiamo alle passioni che ognuno ha e ad esempio a chi è appassionato di fotografia lavorerà con le fotografie di paesaggio, di quello che vuole. Chi è appassionato di sempre materie creative, per forza, tranne un caso particolare assurdo, ho
un ragazzo ha tentato di fare, non so se ci riuscirà, a fare mapping usando l'Excel, quello che si usa per fare, lavorare insomma in comune, lavorare facendo fatture. Ha tentato di farlo anche con quello, purché qualsiasi passione, quindi il 3D, il disegno, la pittura a olio, fotografia, disegno a mano libera, purché sia un'espressione che piace, un'espressione ovviamente creativa, e con questo tipo di espressione cercheremo, io propongo la durata di 1 minuto, perché molto dipende molto dalle 20 ore che passeremo assieme, di prendere una tecnica che già conoscete possibilmente, o che conoscete a metà. Io un po' tutte queste tecniche le uso tantissimo: disegno, fotografia, 3D, e poi alla fine magari convergo su una sola, ma le uso tutte quante, suono e via dicendo. E pensare a cosa vi piace, cosa vorreste dire, proprio passando di lì davanti, potrebbe anche essere un disegno a mano libera. E utilizzare quello, quindi ultimo, mi sembra che eravamo arrivati a 5, non sono bravo con gli elenchi. Ultimo, pensare per questo corso, portare delle musiche, non necessariamente delle musiche complete, un brano completo, ma potrebbero anche essere, meglio ancora, dei suoni separati che noi magari andremo a mixare, a mettere assieme. Inizio già a dire una cosa, appunto sperando che il corso parta, che ci siano tanti partecipanti. Attenzione quando utilizzate una musica che ha dentro un testo, perché il testo, il linguaggio porta chi guarda il vostro lavoro a cercare una relazione con le immagini, e se non ce l'ha, crea un momento di disturbo, diciamo, di mancanza di comunicazione. Ecco, questi erano i primi 5 punti che mi sono venuti in mente stasera e dei quali vi volevo parlare. Ecco qua. Poi ho portato con me degli esempi, un esempio di lezione, che è questo qua. Questa è la primissima lezione che faccio di solito. In copertina c'è un mio lavoro che è molto complesso, che è andato bene, è stato premiato, eccetera, fatto in un palazzo molto grande, e qui si è lavorato completamente in 3D. Vado veloce. Qui forse è stato premiato perché aveva una e una sola unica idea, altrimenti non mi spiego perché dovrebbero premiare me quando c'erano degli studi interi che usavano 3D molto meglio di me, ma la mia unica idea era di far muovere il palazzo con il suono. Avevo solo quest'unica idea, e a quanto pare è piaciuta la giuria solo per questa cosa qua. Ecco, questa qui è la frase con la quale inizio, è l'unico articolo di giornale che abbia scritto in vita mia, è proprio quello che ho detto prima, quello che si tratta di prendere un evento che si svolge di notte e dare la sensazione di una nuova realtà a un elemento solido che esisteva ed era fermo, e dargli una realtà fluida, nuova, una nuova identità, insomma. Quindi questa era un po' l'idea. Nella prima lezione, nella primissima lezione, che sarà esattamente questa, adesso scorro le immagini, farò vedere esempi di artisti molto bravi. Ad esempio, questo gruppo si chiama Anti-VJ, è un lavoro di tanti anni fa ormai, degli anni 2000, quindi si parlerà del videomapping classico architettonico, che vuol dire anche architetture di interni molto complessi come questa cupola, oppure mapping molto semplice, utilizzando delle forme di carta, mapping domestico. Questo potrebbe essere fatto anche in casa vostra tranquillamente, o in un negozio, o dove si vuole, utilizzando della carta, piegandola e proiettandoci sopra. Oppure questo addirittura, che dentro una chiesa e utilizza come suono quello di un organo, quindi un mapping molto, molto non facile, molto interessante.
qui ho vari esempi che ho raccolto in famiglie, quindi video mapping architettonico, video mapping di interni e museale, motion tracking, che vuol dire il mapping su cose che si muovono, e poi via dicendo, non ultime anche utilizzi commerciali, e quest'anno volevo parlare anche un po' di teatro, visto che ho lavorato molto col teatro, che adesso è un po' incasinato, in una situazione incasinata, ma fino a poco tempo fa lavoravo abbastanza spesso, quindi mettevo anche quegli esempi. Perciò in questa lezione, la prima, vi parlerò di esempi giganteschi come l'Opera House di Sydney. Nel frattempo, beh, dico qualcosa di personale, questo weekend andrò in Romania a proiettare praticamente sul secondo palazzo più grande del mondo, perché il primo è, come si chiama, il Pentagono, mentre in Romania, Bucarest, c'è questo grandissimo palazzo di Ceausescu, che ha una storia un po' triste, però è la sede di mapping, di concorso, più grande del mondo. Quindi non è detto che un mapping, per essere importante, debba essere grande. Si può proiettare su dimensioni gigantesche o sulle micro dimensioni. Qui diciamo che le dimensioni sono importanti, come questa frase molto simpatica, vale relativamente. Si possono fare dei capolavori di micro mapping anche. Questa è una proiezione all'interno di un, come si chiama, un grande serbatoio. Questa è la Villa Adesio, nel circondario di Milano verso nord, Villa Tittoni del Pier Marini. È stato fatto un concorso, mi avevano chiamato per una giuria, e presenterò il lavoro in bianco e nero, molto semplice, di questo gruppo spagnolo che poi abbiamo fatto vincere. Poi si arriva a videomapping giganteschi, come vedete qua, un gruppo russo, Sira Sveta, oppure videomapping teatrali, fatti con due superfici e molta, molta intelligenza. Quindi superfici, è un po' il contrario, superfici lisce sulle quali io mi invento delle superfici architettoniche. Quindi vedremo un po' di queste cose, poi utilizzi artistici. Qua è David Bowie, che purtroppo non c'è più, nel suo penultimo video aveva usato delle statuette di cera sulle quali proiettava il suo volto e quello dei protagonisti, oppure mapping molto semplici, artistici, che vanno nei musei con forme molto preordinate, scultoree, quindi mapping, si direbbe sculture aumentate al giorno d'oggi. Passeremo, non lo faremo perché è molto complicato, ci vogliono dei computer molto potenti, al videomapping teatrale scenografico e sui gli attori, solo tanto per vedere, e niente, tutto qua. Poi nel corso, e qua finisco con queste slide, nel corso si parlerà, nell'ultima lezione, anche di andare oltre il mapping, diciamo, normale, quindi evitare magari l'illusione, queste pareti che crollano, che hanno un po' stufato. C'è un concorso in Puglia che proprio vieta i crolli degli edifici, perché sono diventati un po', lo erano già da prima, un po' kitsch, un po', fanno anche un po' ridere ogni tanto, però di solito uno appena prende un software 3D la prima cosa che fa è crollare l'edificio. Superfici in movimento, utilizzare anche superfici trasparenti, e quello che mi auguro anch'io, per chi vorrà andare avanti oltre il corso, pensare non solo all'intrattenimento dei 5-10 minuti, del minuto, ma pensare un po' alla ricerca artistica nel campo di videomapping, perché ce n'è bisogno. È un campo, diciamo, infestato, occupato da grandi personaggi che sanno usare il 3D, ma che hanno forse poco da dire. Quindi magari sarebbe bello pensare di più alla ricerca artistica. Tracket, come si spegne questo? Come si esce da qua, che è la prima volta che uso questo, forse questo, no, sì, ok, ce l'ho fatta. Finisco questo un po' lungo monologo parlando dei miei lavori, velocemente, magari sono diventa una roba un po' pesante. Questo è una grande proiezione a Kiev in Russia, un palazzo molto grande. Qui il tema era non aggiungere niente, mi hanno dato un 3D,
stravolgere il 3D che mi davano utilizzando dell'audio. E niente, quindi qua c'è tutta la spiegazione. Qui è sempre un altro concorso in Russia, vedete la differenza, qui vengono aggiunti degli elementi, sotto c'è tutta la spiegazione, qui si parlava dei codici della natura, adesso vado velocemente, vedete appunto questo edificio che viene smembrato, svuotato e riempito con altre emergenze e via dicendo. Sempre videomapping architettonico, questo è un edificio a bollate molto simile a quello che faremo noi e qui i temi erano proiezione, i codici della natura, quindi bosco, ma anche matematica, faccio per riassumere per non annoiare troppo, e quindi si parlava di natura, vedete che c'è, come dicevo prima, fotografia, 3D, qualche uso di effetto, poi si ritorna alla fotografia, gli effetti grafici, quindi tutto mischiato, bisogna stare un po' attenti a mischiare varie tecniche e via dicendo, c'è anche un po' di architettura. Videomapping su una chiesa a Capraia, quindi l'interessante del videomapping è che si può far vedere l'interno senza per questo distruggere la facciata. Qui si trattava di fare qualcosa anche di pedagogico perché era una chiesa appena restaurata e serviva anche per spiegare come funziona una chiesa barocca, quindi qua varie fasi, le fasi sono importanti. Qui sempre a bollate però la scenografia per una cantante lirica, quando lei cantava anche la scenografia luminosa si muoveva o cambiava luminosità, quindi è rimasta molto impressionata perché nella sua carriera di cantante lirica non gli era mai successo. Un po' alla Scala stanno cominciando a fare qualcosa del genere, ma difficilmente. Quindi queste erano scenografie fatte col videomapping, quindi risparmiando molti soldi, con una scenografia e un proiettore si possono inventare tutti i mondi che si vogliono. Questa era la Tosca di Puccini, un po' in chiave moderna, come vedete c'è il Duomo, ma ci sono anche delle banche e delle cose tipo astronavi o degli interni in particolari. Scenografia per un teatro per bambini, in questo caso ci tenevo a presentarla questa perché per non spaventare solo con i grandi edifici, una scenografia proiettata su una superficie trasparente come un tulle può tenere dentro anche un attore, e questa scenografia che i bambini hanno apprezzato tantissimo, ma potrebbe essere apprezzata anche dagli adulti, cambiava da architettonica, diventava con degli occhi dentro, la potevo muovere. Molto interessante anche per chi fa teatro, da un punto di vista tecnico o economico, perché così non deve avere un magazzino da affittare, perché si arriva lì col proiettore, la scenografia occupa un metro quadrato, e quindi un metro cubo, scusate, quindi diventa interessante. Finale, si può proiettare su superfici trasparenti, questo era un lavoro per 6 percussionisti, basta. Finisco qui, mi taccio e magari passiamo alle domande, se no parlo troppo da solo e mi sento un po' anche un po' strano a parlare così da solo. Ecco qua. Ritorniamo. Va bene, qua. Intanto faccio io un po' da... Allora, ragazzi, intanto ringrazio Fabio. Se c'è qualcuno di voi, degli utenti collegati, che ha voglia di fare qualche domanda per avere qualche delucidazione in più, ovviamente siamo qui apposta. Ecco qua. Eccoci. Qualsiasi domanda, non c'è domanda che è meglio di un'altra, qualsiasi curiosità. Sì, ok, allora intervengo io. Grazie della presentazione. In realtà volevo avere forse qualche informazione un po' più tecnica rispetto appunto a come si svolgerà il corso, se ci sono dei moduli. Quali saranno i temi che andremo a toccare, date, orari? Sì. Allora, eccoli qua, ce li ho qua sotto, eccolo qua. Faccio magari un riassunto. A livello tecnico gestionale, ciao Riccardo, io sono Salvo. Allora, sì. Per quanto riguarda orari e tutto, poi avrai modo di parlare con Valeria che ti manderà, diciamo, tutta la programmazione. Per quanto invece riguarda il lato tecnico, ovviamente lascio la parola a Fabio. Sì, allora, li stavo tirando fuori adesso, le tematiche, eccolo qua.
in maniera più precisa. Lo zoom un attimo, ce l'ho sull'altro computer, eccolo qua. Allora, così ce le ho precise e non me le invento. Allora, si parte, come ho detto prima, dagli esempi importantissimi. Guardare gli artisti bravi e cercare di capire come hanno lavorato, come mai sono diventati così importanti, ma come dicevo poco fa, non solo il videomapping, quello artistico, quello dei grandi concorsi o dei grandi eventi, ma il mapping per i negozi, mapping per il teatro, il mapping anche divertente che prende chi lavora con l'illustrazione e sa disegnare, lo porta e lavora con le superfici. Quindi le varie tipologie di mapping, si parte da lì e quello è proprio la prima lezione. Sempre ci sarà durante le lezioni una parte di spiegazione che riguarda l'ideazione generale del progetto e sempre nozioni tecniche, cioè semplicemente ho questo proiettore, devo comprare questo proiettore, quali caratteristiche deve avere? Assolutamente partiremo da lì, anche quali prezzi deve avere, oltre un certo tipo, perché quando, come in questo caso, diventano superfici così grandi, è sconsigliabile il proiettore casalingo. Poi uno ci si adatta, ma è molto sconsigliabile, quindi si passa da non comprare il proprio proiettore, ma a lavorare affittando attraverso un service dei proiettori più professionali che non vanno comprati perché assolutamente sono fuori budget. Ad esempio, questa cosa qua, che caratteristiche devono avere? Quanta luminosità, quanto contrasto e via dicendo. Quindi cose di questo tipo ci saranno sempre. E poi, per quanto riguarda i software, Fabio, credo che sia la domanda era rivolta anche a quali software utilizzerete durante il percorso. Allora, io consiglio, e useremo solo quello, perché poi ognuno, se mi propone di usare il 3D, lavoreremo solamente con la persona che pensa di usare il 3D. Ma il software di base, che si può scaricare nella versione demo, si chiama Mad Mapper. Scritto proprio Mad Mapper, lo utilizzeremo perché poi chi lo vuole comprare nei corsi ci si mette in 10 persone e mi sembra che la cifra sia molto bassa, intorno ai 100 euro, che è molto meno di tutti gli altri software. Perché questo software? Perché ha un rapporto di apprendimento, diciamo una curva di apprendimento velocissima. Mentre altri sono molto più complicati o sono molto più costosi. Altri temi che incontreremo sarà ovviamente anche quello del, forse non tutti lo conoscono, anche perché c'è stato questo lockdown, il mondo del VJing, cioè con la V al posto della D. Sapete che c'è una serata di DJ che mette i dischi, il VJ, quello con la V, mette le visioni, no? E quindi parleremo anche di queste cose di questo tipo, sempre, tutto il corso sarà sempre in collaborazione con il suono, quindi non ci saranno gesti che saranno muti, oppure il mutismo, scegliere un silenzio, che è una roba radicale, perché quando metti un silenzio sembra che si è spaccato l'impianto, più che altro, bisogna anche lui farlo funzionare. Quindi videomapping nelle varie sue accezioni, dalla quella monumentale a quella più minima, magari anche VJing. Poi per spiegare meglio aprirò un mio progetto nelle sue parti, suddividendolo nelle varie fasi e facendo vedere tecnicamente quali sono i vari tipi di lavorazione. Il primo tipo di lavorazione è quello che sto vedendo adesso. Prendere atto di una superficie, fotografarla, misurarla. Qui siamo fortunati perché la prima cosa che ho chiesto, eccola qua, la prima cosa che ho chiesto è questa qua, e ce l'abbiamo già, eccola qui. La prima cosa che ho chiesto è stata esattamente questa, di avere
la facciata disegnata e architettonicamente. Avendo questa, possiamo andare un po' più veloci, se no c'è una prima fase che si chiama di rilievo, che è quella che fanno, e per quello, anche per quello che si chiama mapping, si fa la mappatura dell'edificio o di quello che è. Noi ce l'abbiamo già, quindi io vi darò questa immagine e lavoreremo su di essa. Apriamo un, mi aveva detto una cosa che mi aveva detto Salvo prima, l'eventualità di farlo online o in presenza. Se si fa in presenza lavoreremo con questa immagine. Se si fa online, io consiglio caldamente, barra, non posso obbligare, ma consiglio caldamente di fare un piccolo modello, una piccola maquette della, tanto questa è facilissima, in polistirolo per proiettare ognuno a casa propria. Perché il problema del mapping, di non farlo in presenza, è che se io riprendo una proiezione in 3D e la trasformo in 2D con una telecamera che va sullo schermo, perdo tutta la qualità volumetrica, plastica della cosa, ed è un po' un disastro. Oltretutto perché tecnicamente una ripresa di un mapping, se non la fai con una bella telecamera, tu vedi un fascio di luce così, tutto bianco e non si capisce niente. Questo dall'esperienza ad altri corsi. Terzo problema nel farlo online è l'audio che arriva in ritardo e via dicendo. Quindi se si fa se si farà online, se si prenderà questa decisione che verrà vista dopo, o non so, a un certo punto si deciderà, ecco, vi chiederei di fare un piccolo modellino, non serve gigante, partendo appunto da questo disegno. Quindi ci sarà un po' aprire un progetto e vederlo nelle sue fasi. Una è il rilievo, che era questa qua, un'altra è iniziare a progettare le parti grafiche, terzo, metterle in movimento, quarto, assegnargli un comportamento che funzioni con l'audio, quinto, che è la fase più facile, proiettare sul modellino, è la parte più facile, cioè il mapping è la parte più facile. La parte più difficile è animare, avere una storia in mente, come ripeto, quindi per questa roba qua, e niente, in 20 ore il massimo che possiamo fare è arrivare a questa proiezione che io indico della durata di un minuto, quindi fare una serata evento che spero che si possa fare, ma noi siamo sempre tra un Covid e l'altro. Spero che appunto poi vediamo, adesso io non lo so ancora, però fare una serata di dove verranno proiettati veramente sulla biblioteca. Qualcosa io immagino della durata di un minuto, chi vuole farà di più, in maniera collettiva, quindi quello che si è visto in classe verrà proiettato sulla superficie della biblioteca vera e propria. Riccardo, hai altre domande? Tutto chiaro? Sì, sì, no, chiarissimo. Poi appunto, se mi sembra di aver capito che risponderà Valeria sull'aspetto delle ore e tempi. Valeria vi farà avere sia tutta la, diciamo, tutto il piano di studi che noi abbiamo elaborato proprio per lo svolgimento del corso. Quindi aspettavamo più che altro la definizione della data, così una volta che abbiamo definito la data possiamo anche mandare a chi sono ovviamente gli interessati il piano di studi, così avete modo anche di vedere e di valutare. Come già da detto Fabio, quasi sicuramente, soprattutto nella fase finale, l'orario serale è ovviamente un obbligo, anche se ormai ci avviciniamo al fatto che già alle 5 fa buio, perché come ti diceva Fabio, per lavorare soprattutto in esterna bisogna avere il buio, quindi quello è. Per l'altro orario, adesso poi con Valeria valuteremo il tutto per poter gestire meglio il, diciamo, la programmazione. Valeria, volevi dire qualcosa? Allora, riguardo le iscrizioni, quali che saranno poi le date delle lezioni e quant'altro, abbiamo già attivato un modulo di Google per effettuare la pre-iscrizione. Quindi, se la spiegazione che avete appena ricevuto vi ha convinto a partecipare, attraverso la notizia che trovate sul sito del comune, potete direttamente cliccare sul link che rimanda al modulo di Google appunto per le preiscrizioni. Nella preiscrizione, ovviamente, oltre a raccogliere i vostri dati, c'è anche un sondaggio sulla preferenza rispetto all'orario del corso,
nel senso che le opzioni che ci eravamo date, adesso poi il professore magari mi confermerà, erano o in settimana, ma in un orario di tardo pomeriggio, piuttosto che al sabato. Sabato e domenica. Insomma, per Sì, permettere sia a chi concordo. studia, a chi lavora di partecipare, insomma, di Ah. organizzarsi per partecipare. Quindi Sì. queste iscrizioni saranno aperte fino al 24 settembre. In quella data andremo a fare una ricognizione dei moduli e appunto stabiliremo orario e modalità del corso, anche in base a quante persone si sono iscritte. Certo, ho visto che c'è un'email di un signore che chiede informazioni per il figlio di 13 anni. Se è ancora in linea, allora il problema non è tanto l'età, ma è ovvio che il suo figlio deve avere una certa predisposizione all'utilizzo del computer, perché non è un problema di età, ma è un problema proprio logistico e pratico sui computer. Quindi, mi auguro di aver risposto alla domanda che leggevo nella chat. Altre domande, altri quesiti? Vabbè, A 13 anni è più bravo di me, forse oggi, al io sai, giorno d'oggi. non do mai nulla per scontato, però è giusto che si faccia, che si Qua mettono i quesiti. TikTok, Instagram, non riesco a farcela. Assolutamente ancora non le ho capite. Bene, c'è qualcun altro che ha bisogno di ulteriori informazioni? Vedo che c'è il famoso silenzio. In ogni caso, caricheremo questo video anche sulla pagina Facebook del comune, così eventualmente se qualcuno gli viene qualche domanda può anche utilizzare quel canale e le faremo avere risposta. Sì, quello Avete in caso di comunque anche l'indirizzo usiamo il email comune come bridge per quanto riguarda il nostro intervento, quindi se avete delle domande un po' più specifiche, fate tranquillamente la domanda al comune che poi ci girerà e noi vi risponderemo di del comune. conseguenza anche Esatto. tramite email. Sì, no problem. Perfetto. Eventualmente posso lasciare io qualche documento. Questa la volevo caricare, però prima volevo chiedere a Salvo, non so se quella che ho lasciato lì come link, che primissima lezione, quella la posso lasciare. Sì, Devo chiedere poi appunto il loro possono permesso a andare a Salvo. vedere anche i lavori che tu hai realizzato. Sì, Fabio, penso che Il sia mio un'ottima idea anche portfolio, per gli altri. quello che abbiamo visto stasera, io lo posso lasciare. Ok. Vabbè, possiamo anche caricarlo sul sito del comune, così Sì. chiunque può vederlo. No problem, esattamente tutta roba da vedere, da lasciare quella. Non sono riuscito a caricarla, ma era appunto Non c'è la problema. Se me lo foto. mandate via email, lo diffondiamo, lo carichiamo su internet e lo rendiamo disponibile per tutti gli interessati. Sì, mi sembra una cosa così, uno con più calma se lo guarda e ci pensa. Perché c'erano i Perfetto. link in video che non ho mandato perché sennò stavamo 2 ore, e riesce a guardarsi un po' di video con tranquillità. È molto interessante, credo. Va bene. Va bene, Qua. dai, io direi che se non ci sono altre domande, possiamo chiudere qua. Comunque, per qualsiasi altra informazione, ribadisco, tenete presente l'email e il sito del comune, in particolare la dottoressa Valeria, che poi ci girerà e vi risponderemo di conseguenza. Va bene, io Certo, sì. direi Certo. ringrazio Valeria e il Comune di San Giuliano Milanese, ringrazio ovviamente Fabio Volpi per la sua Grazie a spiegazione e voi. per il tempo dedicato e mi auguro di dare vita, luce e creatività alla famosa biblioteca di San Giuliano Milanese, grazie anche al contributo di voi utenti che siete interessati a partecipare al corso. Con questo vi Sì. saluto, vi auguro una buona serata e a presto. Grazie a tutti i Perfetto, benvenuti, grazie. arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.